Continuano i corsi organizzati dalla Scuola di Formazione Teologica presso la sede del Seminario Arcivescovile. Dopo gli incontri di ottobre dedicati all'introduzione alla Sacra Scrittura, ieri sera sono iniziate le lezioni sull'introduzione alla patrologia con il professor Giovanni Gardini. È il secondo ciclo di lezioni e già la sala Dominzoni è strapiena. Al corso di Sacra Scrittura abbiamo registrato 160 iscritti e sembra che anche in questo caso avremo lo stesso numero. Quindi si conferma il fatto che la scuola di formazione teologica era veramente desiderata da moltissimi qui in tutta la nostra diocesi e nella città. Una diocesi ravennate, una comunità ravennate che si dimostra sempre più attenta a questo tipo di temi. Sempre più attenta ai temi teologici, ma anche ai temi catechistici, ai temi sociali, ai temi politici, il tutto illuminato dalla fede, cioè proprio per diventare sempre più pronti a rendere ragione della speranza che sta in noi per questa nuova evangelizzazione a cui il Papa continuamente ci richiama. Chi sono i padri della Chiesa? Chi è un padre della Chiesa? Un padre della Chiesa è uno scrittore ecclesiastico dell'antichità cristiana, considerato dalla Chiesa come un testimone particolarmente autorevole della fede, che si è distinto per la dottrina ortodossa e santità di vita. Introduzione alla patrologia. In che maniera verrà affrontato questo argomento? Allora, detto bene, noi questa sera iniziamo un corso di introduzione alla patrologia. Ovviamente in 5 incontri noi daremo soltanto alcuni spunti. Quello che più mi interessa è di dare un metodo e di far conoscere questi padri della Chiesa che sono alla base proprio di tutto il pensiero cristiano antico e attuale. E quindi affronteremo un po' le grandi tappe dai padri apostolici, padri apologisti, il IV, il V secolo. E una cosa che mi preme e che vorrò fare è dedicare proprio un ultimo incontro a Ravenna, alla figura cioè di Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna e dottore della Chiesa. Mi pare importante ricordarlo proprio in questa scuola che ovviamente porta anche il suo nome. La sua classe, molto numerosa, è formata ovviamente da persone che hanno vari livelli di conoscenza. Lei dovrà trovare il modo per affrontare un argomento così vasto in una maniera semplice. Sì, quello è necessario, e a prescindere appunto dalla classe che sia davanti. Io credo che sia importante proprio nell'insegnamento essere chiari e diretti, e a maggior ragione quando si hanno classi così numerose e così eterogenee. Per Ravenna Web TV, Sara Pietracci.